Amici telespettatori, ci siamo, eccoci con Polifemo, una puntata di questa trasmissione. La stiamo registrando qui in casa USB in quel di Talzano, piazza Lo Jucco. Parliamo di problematiche occupazionali, Ilva e non solo, potremmo dire, perché certamente la madre di tutte le battaglie dal punto di vista occupazionale e ambientale è purtroppo la questione Ilva. Però ci sono altre situazioni rispetto alle quali non deve assolutamente calare il sipario. Una su tutte, ne parliamo qui stasera, c'è una folta rappresentanza di dipendenti, le lavoratrici, i lavoratori in genere, delle varie ditte dell'appalto che operano negli asili e che stanno vedendo ridotto il proprio monte ore, il proprio monte ore di lavoro in maniera sensibile. Sembra davvero ridicolo, che poi lo approfondiremo, passiamo mi pare da 4 a 2 ore, incredibile. Una puntata, dicevo, in cui vogliamo parlare di occupazione, perché poi vediamo tante sfilate, tante così ministri e sottosegretari e quant'altro, tanti tavoli tecnici, però poi la realtà nuda e cruda nella sua brutalità è proprio questa. Andiamo a salutare i nostri ospiti. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Buonasera Rizzo. A seguire l'avvocato Dante Capriulo, consigliere comunale di Taranto, per Taranto la lista. Avete da qualche giorno inaugurato anche la sede della omonima associazione politico-culturale. In bocca al lupo. Buonasera. E dulcis in fundo, last but not least, parliamo appunto di Gianni Azzaro, il quale è appunto il capogruppo del Partito Democratico in seno al Consiglio Comunale di Taranto. Buonasera. E allora andiamo per ordine. Rizzo, e quindi dicevo, qui le lavoratrici, ne abbiamo una decina, quindi munite di microfoni, di microfono, interverranno al momento opportuno. Allora Rizzo, intanto vediamo un po' questa situazione Ilva, perché bisogna capire bene anche il rapporto intanto che c'è con le varie sigle sindacali, perché vi abbiamo visti per una volta tanto FIM, FIOM e WILM accanto a voi, eppure esprimete, no, delle sensibilità, diciamo, delle visioni diverse. Una certa unione istituzionale in senso lato, le promesse del governo, nessuno rimarrà a terra, perché coloro i quali non saranno assorbiti, non saranno assunti, comunque verranno riassorbiti attraverso appunto il discorso delle bonifiche, delle varie azioni di risanamento ambientale. Ma lei ci crede? Il clima, che è un periodo in cui veramente siete impegnatissimi dalla mattina alla sera. Se leggo la nota di apertura di ArcelorMittal, che ha visto le organizzazioni sindacali poi iniziare il confronto al MIS, ti dico che non ci credo. Deve alzare poco poco la voce, che è stanco senza voce. Non ci credo perché uno, c'è un piano industriale che Mittal ha presentato, che dal nostro punto di vista, l'abbiamo detto dall'inizio, è lacunoso, secondo noi anche contraddittorio. Due, perché nei lavori del piano industriale, lì dove si parla di occupazione, ci sono tutta una serie di contraddizioni enormi, e si teorizza addirittura che bisognerebbe fare un tot di produzione avendo numeri più bassi anche a quelli che usano avere in Giappone. Faccio un esempio per tutti. Diciamo che il modello orientale di solito è quello, il modello a cui tutti aspirano, rispetto alla produzione d'acciaio. Ogni milione di tonnellate, 1000 dipendenti. Qui Mittal sta teorizzando che per fare 9 milioni e mezzo di tonnellate di acciaio ci vogliono molto meno che 7000 dipendenti. Ecco Rizzo, ho notato l'atteggiamento di ArcelorMittal. Viene a Taranto, dice: noi stiamo assumendo 10.000 unità, sì. Quindi ringraziateci che ne stiamo assumendo 10.000, non ne possiamo prendere tutte 14.000, cioè noi in casa nostra stiamo diventando praticamente schiavi
di conquistatori, perché questi sono dei conquistatori. Esattamente lo stesso tono che hai avuto tu nel raccontarlo. Parliamo la stessa lingua, Rizzo. Esattamente il tono che ha usato Mittal alla Mise, cioè di dire: guardate, io non sto licenziando, io sto assumendo 10.000 persone. Questa era la. E tra l'altro chiederò i sacrifici che però mi mettono in condizione di portare avanti il piano industriale e quello ambientale. Quindi si sta teorizzando che i soldi per ristrutturare gli impianti, per ambientalizzare lo stabilimento, devono uscire dal taglio del reddito dei lavoratori, un taglio tra l'altro pesantissimo. Una questione, come dire, anche questa tutta da affrontare, perché nel primo incontro Mittal, quello di presentazione, dice al governo: ho intenzione di lasciare il reddito dei lavoratori ILVA invariato fino al 2020, quindi chiedo sostanzialmente tolleranza, nessun aumento contrattuale per i prossimi 3 anni, e poi quindi il blocco dello stipendio. Poi però si presenta al tavolo, ci presenta la nota d'apertura, e nella nota d'apertura scopriamo che c'è un taglio netto di quasi il 30% rispetto allo stipendio. Però attuale. Poi si è calmata un po' ArcelorMittal, si è resa conto che ha avuto la facendo capacità, proprio sporca. Mittal, no? Cioè, credo che già passata la storia, perché ha avuto la capacità a Taranto di mettere insieme le 4 sigle sindacali che hanno passato gli ultimi 5 anni a litigare, anche su, come dire, che hanno posizioni completamente diverse, hanno avuto la capacità di metterle insieme, tra l'altro. Con fierezza dico che per la prima volta nella storia di quello stabilimento il risultato sullo sciopero è stato praticamente 99,5%. Noi abbiamo avuto su 11.098 dipendenti, 11.000 dipendenti, solamente 98 dipendenti che sono entrati a lavorare. Cioè, fatto storico questo per il certo. Dante Capriulo, avvocato Dante Capriulo, dicevamo consigliere comunale di consigliere comunale di Taranto. Noi ci troviamo, la realtà di Taranto, tra l'incudine e il martello e i decreti salva Ilva, e poi arrivano i padroni dopo tutta questo studio, no? Per vedere quale delle due cordate fosse la migliore, alla fine troviamo questi che spadroneggiano e che ancora una volta purtroppo noi siamo una colonia, noi siamo colonizzati, Taranto è terra di conquista. Purtroppo è la storia degli ultimi però anni. Però deve finire questa storia. E deve finire, non è facile, perché lo so. Noi ci troviamo molto spesso, anche noi che siamo consigli comunali, a fare i semplici spettatori di questioni che sembrano più grandi di noi. Perché se un governo dello Stato italiano è intervenuto con 12 decreti, evidentemente ritengono, diciamo, importante quel tipo di produzione dell'acciaio, per cui noi come cittadini di Taranto, l'ha vissuto la stessa amministrazione comunale, no? Noi spesso ci siamo trovati a fare anche atti di consiglio comunale poi non presi proprio in considerazione a Roma, e questo non vale solo per l'Ilva ma vale anche per tante altre cose. Quindi, diciamo, io quasi, come devo dire, sono anche invidioso dei sindacati che almeno riescono ad avere un minimo di voce in capitolo, perché purtroppo, e questo è bene che i cittadini di Taranto lo sappiano, noi come consigli comunali incidiamo veramente poco in queste vicende che passano completamente sopra la nostra testa. E tra l'altro, mentre noi stiamo discutendo della vicenda sacrosanta dei lavoratori, del rischio del posto di lavoro, della perdita, del taglio del salario, no? Con l'applicazione delle riassunzioni e del Job Act, noi teniamo dall'altra parte una parte della città che, come sapete, se domani vedesse l'Ilva chiusa festeggerebbe, no? Quindi da questo punto di vista io sarei uno di quelli. Vabbè, no, ma non perché, è semplicistico porla in questa tesi. No, perché uno dice: no, però no, noi ce l'abbiamo questo. Moriamo di cancro. Sì, però dobbiamo spiegare cosa dobbiamo far fare L'occupazione non viene garantita. Scusate. Sì, però quindi, a chi giova l'Ilva? Però non possiamo porla. Ripeto, siccome poi noi siamo il nostro piccolo amministratore, ma mi rendo conto anche che chi governa lo Stato italiano non può porre questo tema in maniera così semplicistica, quasi da discussione da bar, no? Quindi abbiamo da un lato il problema drammatico dell'ambiente e della salute, con ognuno di noi oramai in famiglia che deve contare le malattie, che in molti casi purtroppo, come la stessa scienza ci ha dimostrato, correlati all'inquinamento ambientale, e dall'altro 14.000 lavoratori diretti, l'indotto, tutta l'economia, che comunque sarebbero un pesantissimo taglio per la città.
Noi viviamo questo dramma oramai da anni e non ne riusciamo ad uscire. Questa è la mia personalissima considerazione, no? Per cui mi sento anche per un fatto, diciamo, ideologico vicino solamente alle lotte degli operai, no? Però mi sento vicino anche a tutti quei cittadini che dicono ma qua continuiamo ad ammalarci per colpa dell'Ilva, no? Quindi, e né riusciamo a trovare le risposte in questi piani industriali lacunosi, come diceva Rizzo, piani ambientali dove le coperture dei parchi minerali saranno fra 20 anni, no? Quindi anche con interventi di carattere ambientale e sanitario che sono assolutamente insoddisfacenti. Non lo so, veramente non, è un momento mio personale di sbandamento, ma penso di interpretare molta parte della città che poi non sta capendo. Quando regione e governo litigano, immaginate un po'. Governo litiga, il comune non sa che fare, quindi da questo punto di vista noi veramente ci troviamo in grossissime difficoltà. Ok, e allora Gianni Azzaro, io devo dire la verità, le politiche del governo Renzi prima e Gentiloni dopo non mi sono mai piaciute molto anche in termini di Jobs Act, però devo dare atto per onestà intellettuale che le prese di posizioni ferme di Calenda e di De Vincenti hanno dato almeno delle speranze circa appunto il fatto che coloro i quali non verranno assunti verranno comunque ricollocati, dicevo, attraverso le bonifiche, attraverso altre forme di risanamento ambientale. Però la gran parte delle sigle sindacali hanno chiesto, là, il nero su bianco, hanno chiesto garanzie precise, non nel breve periodo, perché magari per tamponare si dice sì, tranquillo, ti ricolloco lì. E poi magari passano 5-6 anni e come si suol dire a Taranto, chi ha avuto ha avuto e chi ha dato. Sì, premesso che considerato il fatto che comunque, come dicevi tu prima, inizio trasmissione, la vicenda Ilva è la madre di tutte le battaglie, c'è cioè la questione più grande che viviamo Taranto, ma che ha ripercussioni, vuol dire anche in tutto il territorio nazionale, in principal modo a Taranto, in termini in questo caso occupazionale, sociale, ma anche economico e sanitario. E quindi io personalmente ho accolto favorevolmente anche questa unità di intenti da parte, per la prima volta da parte delle sigle sindacali, conoscendo, voglio dire, anche il vissuto di questi ultimi tempi. E anche in consiglio, nell'ultima conferenza di Capigruppo, cioè si sta ragionando sul fatto che la città debba avere una sola voce, perché già la questione è molto più grande di noi e sicuramente di livello di interesse nazionale, ma dico, cioè, va anche oltre i confini dell'Italia. Quindi già il singolo consigliere, come diceva prima Dante, ha veramente un ruolo veramente minimale. L'unica cosa che ci potrebbe dar forza e potrebbe dare autorevolezza a questa città è che la città parli con un'unica voce, quindi parte politica, siamo sulla strada, strada stiamo lavorando un po', sia oggi c'è stato anche questo incontro che c'è stato comunque da parte con il sindaco, con tutte anche le forze sindacali, ma so che sono in programma anche altri incontri, quindi anche con tutti i soggetti oggi lo dico per chi è da casa, perché la trasmissione andrà in onda nei giorni successivi, siamo al 13 di ottobre. 12 di ottobre. E quindi vorrei dire questi incontri che si svolgeranno anche nei prossimi giorni con tutti gli altri soggetti interessati, quindi per portare quantomeno ognuno, diciamo, con una diversità di pensiero, di veduta, però almeno sulle questioni cardini, che sono, per esempio, su quella ambientale, sappiamo tutti che non si fanno sconti a nessuno, le questioni anche relative anche alla salvaguardia dei redditi, quindi del salario dei dipendenti Ilva, e soprattutto anche il mancato, diciamo utilizzo del Job Act. Tra l'altro queste cose sono comunque delle questioni che lo stesso governo ha puntualizzato e anche ha messo nero su bianco, come dicevi tu prima, nel decreto di giugno del 2000, di qualche mese fa, quindi del 2017, che hanno fatto sì che, quindi, la conseguenza è stata che nel momento in cui Mittal, rimangiandosi quegli impegni che aveva assunto qualche mese prima, quando va sul tavolo a Roma e quindi ripropone il Job Act, comunque la diminuzione dei redditi, è normale in quel punto che sia Calenda che la stessa Bellanova stoppano e allungano il tavolo, perché comunque vengono meno. Noi l'abbiamo messo, abbiamo fatto il decreto a giugno, nel quale comunque si salvaguardavano queste cose. Quindi, prego, chiedo scusa.
No, quindi volete, di lì si parte, di lì non si torna indietro, questa deve essere la base sulla quale comunque il governo ha detto a Mittal: ritorna, schiarisciti un attimo le idee e quindi fai mente locale degli impegni che hai preso prima, rivieni a quel tavolo e riproponi. Nel frattempo comunque sia il governo che comunque anche insieme alle forze sindacali, quindi anche alle istituzioni, comunque si faranno trovare pronte per discutere insieme qual è la soluzione ottimale, fermo restando che al primo posto, così come è stato detto anche nell'ultimo decreto, c'è la questione ambientale, quindi non si possono traslare ancora di più i termini per ottemperare le prescrizioni AIA e quindi garantire che nessun lavoratore deve perdere il posto di lavoro e non ci deve essere nessuna retrocessione sugli standard salariali attualmente che sono attualmente, voglio dire, dei singoli lavoratori. Rizzo, abbiamo notato una compattezza con le altre sigle sindacali, ferme restando ovviamente gli approcci diversi, le posizioni diverse, per una volta tanto si è detto affrontiamo insieme questa battaglia, ognuno dalle proprie, come dire, ancora azioni. Sì, come ho detto prima, noi eravamo in azienda quella mattina, un po' tutte le segreterie, tutti i segretari del sindacato, ha ricevuto la nota, io ho ricevuto la telefonata, ci siamo visti un attimo e, come dire, in 10 minuti abbiamo convenuto che non c'era quel momento altra strada se non l'unità sindacale. Io su quello che diceva Gianni prima tendo a fare una precisazione. È vero che Calenda ha preso una posizione al tavolo, però anche qua, siccome è passata come la posizione del governo che ha fatto saltare il tavolo, io credo che ci ha pensato bene dopo che ha visto, tra l'altro, per la prima volta nella storia di quello stabilimento, che 10.000 lavoratori erano fuori le portinerie a scioperare, come dire, in maniera compatta. Quindi è stato, ecco, come abbiamo dichiarato noi a livello sindacale, diciamo che abbiamo aiutato il governo ad avere la forza di dire a Mittal: attenzione, così non va. Un'altra precisazione. Lui al tavolo non ha posto il problema del Jobs Act, lui ha posto il problema della salvaguardia dei diritti acquisiti, quindi lui dice: io ti devo salvaguardare il reddito. La faccio questa precisazione perché sappiamo poi che nella storia dei tanti accordi sindacali fatti in vertenza con quella dell'Ilva, spesso e volentieri si tende a fare un'operazione che noi, come dire, rifiutiamo, abbiamo già detto che non, su cui non saremo d'accordo. Cioè, non è che da un lato tu mi dici: quanto prendi oggi? 10? Ti conservo i 10, però te lo faccio partendo dal nuovo contratto, quindi azzerandoti l'anzianità. Quindi trovo la formulazione contrattuale che mi permette di farti prendere lo stesso stipendio, però in realtà poi che cosa ho prodotto? Ho prodotto un'assunzione di un lavoratore che ha un'età media di 40 anni con il Jobs Act in questo momento, come dire, non è il massimo, come dire, delle aspirazioni, anche e soprattutto perché viviamo in una città che tra l'altro Calenda no, hai ragione, però poi l'ha ribadito la Bellanova nelle dichiarazioni nelle dichiarazioni quindi. Sì, io ho letto che c'è stato, come dire, una precisazione su questo, però su quello saremo vigili, vuole dire tutti il sindacato, poi chiarisco, perché sennò si dà l'impressione che il sindacato in genere si occupa solamente delle questioni. Noi non abbiamo posto un problema solamente rispetto ai diritti acquisiti dei lavoratori, che non vogliamo lo scorporo in più società, e qui apro e chiudo parentesi, anche qua la politica deve fare la voce grossa. Perché teorizzare che spazziamo via l'appalto di Ilva Taranto, quindi tutte quelle ditte, sono centinaia, che sono del territorio tra l'altro, che danno lavoro a lavoratori del territorio, e i proprietari sono del territorio, quindi abbiamo le ditte che sono di qua. Teorizzare che l'appalto viene spazzato via e tutto funzionerà con Mittal che manterrà le produzioni, e alcune associate di Mittal, che sono riconducibili a Mittal, quindi non sono neanche italiane, ma manco europee probabilmente, dovranno, come dire, fare le manutenzioni e quindi fare quello che oggi fanno i lavoratori dell'appalto, io credo che sia un grosso schiaffo anche all'economia locale, perché qui stiamo teorizzando che a Taranto lasciamo una parte degli istituti, addirittura stiamo peggiorando rispetto all'epoca dei Riva. Io ricordo che Riva veniva criticato perché a Taranto, tolto un po' di appalto e tolto gli stipendi dei lavoratori, non acquistava praticamente nulla, anche la carta se la faceva rifornire da Bergamo, se non sbaglio. Quindi anche su questo, se l'Ilva deve essere come dire, occasione di rilancio, bisogna puntualizzare questione ambientale, anche lì grosso problema.
Non ci sono le giuste garanzie nell'AIA che ha presentato Mittal, tra l'altro manca la valutazione del rischio sanitario rispetto alle produzioni che Mittal propone, e quello per noi è un elemento fondamentale, perché qua, lo dico così sfatiamo un tabù, noi non siamo interessati ad andare a lavorare a prescindere e poi scoprire, come dicevamo prima, che domani mattina, siccome siamo cittadini, ci viviamo in questa città, personalmente io, ma lo dico a nome di tanti dipendenti Ilva, sono stanco di vedere tante persone ai tamburi che stanno soffrendo per il lavoro che noi stiamo producendo. Non solo ai tamburi, fossero solo ecco, i tamburi. Non solo ai tamburi. Bene, ora un momento per il break pubblicitario, al rientro ancora Ilva, ma poi dobbiamo sentire questa problematica delle lavoratrici, delle ditte dell'appalto per la pulizia, servizi di pulizia nelle scuole, negli asili. Pubblicità. Bene, ci siamo, seconda parte di Polifemo, Taranto e l'occupazione, Ilva e non solo, perché ora fra un po' parleremo della condizione delle lavoratrici, delle ditte dell'appalto negli asili, per la pulizia appunto degli asili. E allora abbiamo sentito Capriulo, abbiamo sentito Rizzo per la questione Ilva, ripartiamo da Capriulo. Capriulo, ruolo della regione, lei è vicino a Emiliano. Come la sta vedendo? Perché si sta creando un'antitesi tra governo e regione. Ma io l'ho detto anche prima, secondo me fare delle previsioni in questa fase complicata è come fare una scommessa, perché siamo in una situazione così difficile, così complicata, dove non è facile prevedere, ripeto, sempre nel nostro ruolo che in questo momento è abbastanza marginale. Io credo che Emiliano abbia detto nel passato delle cose molto forti sull'Ilva, arrivando anche a sostenere una modalità produttiva diversa, no? Penso alla decarbonizzazione, poi ci sono i sostenitori o i contrari di questa modalità produttiva, però a mio avviso, anche ascoltando diciamo, tecnici del settore, perché io partecipai ad un convegno fatto dagli ingegneri italiani a Taranto, no? In cui sostenevano che solo una modalità di cambio produttivo riusciva a far mantenere diciamo, gli assetti produttivi nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini di Taranto. Quindi questa è stata la posizione di Emiliano, che era una posizione politica ma fondata sulla contemperazione, come si dice, tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute, che è la questione di cui noi stiamo dibattendo in questa città. In questa fase io non so cosa abbia detto questa sera, perché non ho partecipato, quindi potrà essere più preciso Rizzo, però conosco diciamo, quello che è il suo pensiero, appunto di riuscire a dare una prospettiva alla fabbrica, al lavoro nella nostra città, però nel rispetto della salute e dell'ambiente. Quindi credo che questo sia l'unico indirizzo su cui ci dobbiamo muovere, per cui certe volte noto che a livello governativo in questa fase c'è un'attenzione importante, però in alcuni momenti forse si è sottovalutato l'impatto di natura ambientale e sanitaria. Poi anche io, ed era una cosa che diceva Francesco Rizzo prima, credo che uno dei punti fondamentali sia la valutazione del danno sanitario, come ci hanno insegnato le inchieste della Procura del 2012, cioè qualsiasi piano ambientale, se non gli diamo anche un valore di danno sanitario o la valutazione integrata ambientale e sanitaria, che è un modello nuovo diciamo, individuato dagli ARPA nazionale, io credo che tutti i piani industriali potranno essere belli, ma se non danno quella certezza ai cittadini di Taranto, ma prima di tutto ai lavoratori, perché sicuramente quelli che stanno in fabbrica 8-10 ore sono i più esposti in assoluto, poi ci stanno quelli dei tamburi, ma come hanno dimostrato gli studi, fino a 100 km dall'Ilva ci sono rischi. Quindi, lei ci ha chiesto i danni. Quindi anche lei, cioè, poi alla fine diciamo, i danni arrivano a gittata lunghissima, diciamo, arriviamo a fare anche il buco nell'ozono, no? Se la vogliamo fare grossa, però è chiaro che i primi ad essere esposti sono i lavoratori, e lo dimostrano anche le malattie correlate, ma poi al di là degli incidenti anche che ci sono in fabbrica, e poi ci sono i cittadini di Taranto. Da questo punto di vista
un qualsiasi piano sanitario ed ambientale deve contenere la valutazione del danno sanitario, cioè il danno sanitario deve essere prossimo allo zero. È chiaro che qualsiasi attività industriale non può essere zero, perché anche se circoliamo con le macchine produciamo un danno alla salute, però quella fabbrica va valutata anche rispetto alla valutazione del danno sanitario, e mi sembra che da questo punto di vista l'attenzione non sia molto alta. Quindi io credo che su questo anche il ruolo del Presidente Emiliano, come quello del Sindaco di Taranto, che su questo si sta spendendo in prima persona, possa essere importante. Cioè, noi dobbiamo tenere da un lato le esigenze del lavoro, ma le tutele dei lavoratori e dei cittadini di Taranto anche e soprattutto dal punto di vista sanitario. Azzaro, si ha spesso la sensazione che Taranto sia quasi accerchiata e ci sia quasi una nuvoletta che gravi su Taranto, la questione Ilva, poi l'arrivo di Tempa Rossa, insomma una città che andrebbe difesa, va difesa, e che invece è oggetto di varie pressioni, di varie realtà, in nome della produzione, in nome dell'economia nazionale. Taranto è stata sacrificata parecchie volte. C'è la sensazione, ecco, lei come, cosa risponde, cosa replica a coloro i quali pensano che il destino di Taranto sia stato già segnato, cioè sia stato detto: voi state qui, dovete tenervi l'Ilva, perché l'Ilva serve nell'ottica dell'economia nazionale, e quindi Taranto diventa un po' il fanalino di coda, diventa la pattumiera d'Italia. Io non è che posso fare il difensore di qualcuno, però posso parlare parlando con dati di fatto. Se è vero che abbiamo trattato queste questioni, che sicuramente sono ancora aperte e comunque sono ancora tutte da dirimere, però abbiamo già avuto qualche risultato. Uno di questi risultati che ha visto il governo in prima linea, e mi riferisco alla questione relativa al porto, dove c'erano anche lì, parlando in questa sera come tema occupazionale, c'erano, cioè vuol dire, 550 famiglie che rischiavano di perdere il posto di lavoro. C'è stato un impegno assunto dal governo, e quindi le 550 famiglie sono state assorbite, proprio lo saranno in questi giorni, nell'agenzia che si è appena costituita, l'Agenzia Nazionale dell'Autorità Portuale, e quindi si è fatto sì che quelle 550 famiglie non perdessero anche loro il posto di lavoro. E si sta, ormai tutti i lavori inerenti all'infrastrutturazione del porto sono ormai completati, e quindi oggi abbiamo finalmente un porto dove si sono spesi 550 milioni che può essere finalmente utilizzato in maniera polifunzionale, e quindi non solo soggetto asseverato all'Ilva come è stato in questi 40 anni, ma finalmente può espletare tutte le sue funzioni a 360 gradi, e quindi diventare un porto turistico come l'è diventato, cioè è cominciato a diventare in questi mesi con l'avvio, con l'arrivo delle navi da crociera, grazie anche al ruolo che ha avuto lo Ionian Shipping, prima presieduta dal nostro sindaco Rinaldo Melucci, ma poi anche alle altre attività relative soprattutto alle non tanto al transshipment, ma soprattutto alle potenzialità che ha questo porto per la lavorazione, per l'arrivo e la lavorazione delle merci. Questa io la vedo come una grande anche occasione del territorio, e soprattutto un'occasione dove anche tutti quanti ci dobbiamo spendere, proprio se vogliamo arrivare al punto di non essere solo esclusivamente dipendenti solo dall'Ilva, e quindi avviare un po' il discorso, c'è la questione Tempa Rossa, per la diversificazione economica. Tu lo sai benissimo, Tempa Rossa, il Consiglio Comunale, anche quello passato, è stato molto critico, vuol dire ha fatto delle scelte che sono state bocciate, sono andate sia al TAR, dove abbiamo perso, e nello stesso tempo nel momento in cui il governo avoca a sé tutte le competenze viene completamente bypassato il territorio, lo stesso l'intero Consiglio Comunale, ma anche quello che aveva detto la Regione. Oggi, nello stesso tempo, però, abbiamo, voglio dire, anche in compensazione, e comunque sono delle occasioni che non possiamo perdere, proprio perché ci crede, per esempio, come te, ma come tanti altri, voglio dire, che vogliono la chiusura dell'Ilva, e come sappiamo utopisticamente questa non la si può avere dalla sera alla mattina mettendo a casa 20.000 persone, ma la si può avere solo nel momento in cui avvii quella diversificazione e crei nel tempo quelle alternative, voglio dire, alla grande industria. Abbiamo l'occasione che è quella del CIS, abbiamo l'occasione delle risorse che si stanno stanziando per gli imprenditori, perché si possono avviare nuove attività, nuove imprese o ampliare quelle già esistenti.
diciamo, sfruttiamo queste cose. Una di queste è per esempio l'avvio che si sta avendo proprio in questi mesi del distretto della Magna Grecia, dove comunque ad oggi nel consorzio che è stato realizzato ci sono oltre 260 aziende che mirano a mettere a sistema tutto l'asse portuale della Puglia, della Calabria e della Basilicata, per avviare, diciamo, anche lì una nuova attività che sfrutta il mare, che sfrutta la blue economy e mette in relazione non solo l'attività costiera, quindi l'attività portuale, ma soprattutto mettendola in correlazione con l'interno, quindi con i nostri prodotti enogastronomici di eccellenza, ma anche tutti i laboratori artigianali. Quindi puntiamo su queste cose, puntiamo su queste nuove attività, su queste attività, soprattutto attività economiche ecosostenibili, e man mano quindi riusciamo anche a essere meno dipendenti, vuol dire meno soggetti quindi alla grande industria. Abbiamo parlato della questione Ilva ed era doveroso, sacrosanto farlo, ma c'è un'altra situazione, perché ci sono quelle situazioni occupazionali che magari non hanno tutta quell'attenzione mediatica, la ribalta dei riflettori, però in queste situazioni si avverte proprio la sofferenza. C'è una espressione di Manzoni che parlava di quel volgo disperso che nome non ha, nel senso che tanta gente lavora, si fa il culo, scusatemi l'espressione volgare, però poi rimane nell'anonimato. E do atto all'USB di aver portato a galla questa situazione, di aver sposato questa causa. Mi riferisco proprio alla situazione delle lavoratrici di varie ditte dell'appalto per la pulizia negli asili comunali, che vedono il proprio monte ore ridotto in maniera vergognosa. Rizzo. Sì, loro appartengono a quel fettissimo sottobosco del mondo del lavoro, tra virgolette, se così lo possiamo chiamare, perché quando ci siamo conosciuti io ho detto: il vostro non è un lavoro. Io credo che siano le nuove forme di schiavitù, poi in realtà, no? Perché dire che una persona ha un lavoro quando ha un contratto che lo mette nelle condizioni di lavorare 1,50 ora al mese al giorno per percepire meno di 300 euro al mese, io, come dico, userei non la parola lavoro, ma userei. Se poi ci togliamo la benzina, il carburante, e ci togliamo il parcheggio, forse è meglio stare a casa. Poi parliamo tra l'altro, come dire, di sono tutte donne, la maggior parte non hanno, non sono le ragazzine di 20 anni, cioè abbiamo mamme e nonne, come dire, che da 20 anni fanno, che hanno famiglie da portare lavoro, avanti, e che tra l'altro, come dire, in nome della crescita che si continuiamo ad assistere al telegiornale, dichiarazioni crescita, il lavoro, posti di lavoro. Paradosso che loro negli ultimi 15 anni, così come tantissimi altri dipendenti, hanno visto ridurre l'orario di lavoro da 4 ore fino a 1,50 ore. Infatti gli ho detto, quando ci siamo conosciuti: guardate, il peggio che vi capita è che vi fanno il favore che vi licenziano, perché a questo punto diventa quasi un favore, no? Il fatto che almeno risparmiano tempo e benzina. Però adesso, per tornare a noi, credo, approfittando del fatto, come dire, noi non abbiamo meriti, perché non stiamo facendo uscire a galla la situazione, cerchiamo di accendere i fari dell'attenzione su una situazione che secondo noi è drammatica e su cui la politica locale, perché sono un appalto comunale, deve avere l'interesse, come dire, di sciogliere il nodo, quello scatto che tante volte abbiamo sentito in campagna elettorale. Cioè, siamo nelle condizioni di dire a un certo punto che chi lavora per gli appalti comunali deve avere, come dire, come tutti i lavoratori, deve avere delle garanzie minime, e che non è accettabile che ci sono aziende, anche perché poi tra l'altro verifiche non abbiamo fatto, io sarei pure curioso di vedere se sui contratti, come dire, hanno il minimo contrattuale applicato loro, e che le attività, i lavoratori non possono avere un numero di ore, come dire, che vada al di sotto del necessario. Non lo voglio quantificare, ma una cosa la posso dire: 2 ore di lavoro al giorno, 1,50 ore, non mi sembra, come dire, un lavoro, l'ho detto prima. Quindi su questo poi tra l'altro approfitto che nella concitazione dell'incontro con Emiliano e il sindaco Melucci sulla questione Ilva stasera, io poi tra l'altro gli ho detto: ho una quarantina di lavoratrici in sede degli asili nido, e gli ho detto: guardate che quello sì, come... no, Emiliano non c'era in quel momento, e ho posto il problema, ho detto: guarda, ho detto, credo che sia responsabilità di tutto il consiglio comunale affrontare il tema una volta per tutto, cercare di trovare una soluzione. Lui tra l'altro mi ha detto che
si sta già interessando come Consiglio Comunale la questione, la vicenda, e che ha dato pure tra l'altro disponibilità, approfitto per dirlo adesso a loro, certo, anche ad eventuali incontri con le lavoratrici. Però il senso qual è? Non si parla di lavoro, la politica su questo deve intervenire. Lo dico perché dobbiamo anche spezzare, qualora fosse questo il caso, il meccanismo che tanti imprenditori mettono, non ci infilano all'interno. Noi nelle scorse giornate abbiamo avuto a che fare con un'azienda di appalto che fa un'altra attività, però una partecipata sempre dell'AMI in questo caso. E siamo intervenuti rispetto al fatto che i lavoratori avevano, nel passaggio tra un'azienda e un'altra, avevano un accordo sindacale che gli garantiva gli stessi diritti a livello economico. Nel passaggio però l'azienda ha pensato bene di decurtarli di 2 euro ora la paga. Lì siamo intervenuti e ti dico onestamente che, come abbiamo chiamato l'AMI, intervenuti, a un certo punto abbiamo detto, incominciamo a mettere in discussione con la revoca degli appalti, perché io credo che tutto ci possiamo permettere, ma oggi il comune che nasce, no, e che si dà l'idea, come dire, di cambiare veramente Taranto, deve cominciare pure a delinearsi e deve sapere a un certo punto che deve a che fare con imprenditori seri e non con imprenditori che mettono nella condizione le lavoratrici di vivere, come dire, ogni giorno il ricatto. Ecco, prima di andare in pubblicità vorrei, così poi sentiremo Capriulo e Azzaro, sentire così qualche battuta. Come si vive in questa condizione penosa? Abbiamo munito le nostre amiche di microfono. Signora, prego. Buonasera. Innanzitutto grazie per questo incontro. Stiamo prendendo un po' d'aria, no? Perché qualcuno comincia a sollevare il nostro problema, in quanto, come hai detto tu, Francesco, lavoro dignitoso non lo chiamerei, perché 1,50 ore di lavoro non porta niente a casa, specialmente nella situazione precaria che ci troviamo a Taranto. A livello economico, noi donne, sai, siamo anche mamme di famiglie, molte volte anche con monoreddito. Quindi cerchiamo in questa sede di poter portare avanti all'amministrazione comunale questo problema e di cominciare a trovare delle soluzioni serie, perché comunque siamo dal 2007 in questa situazione, cioè non è un anno, due, tre. E onestamente cerchiamo anche noi almeno un lavoro dignitoso, di almeno un part time da contratto nazionale. Ecco, ora ce ne andiamo in pubblicità, poi sentiremo Capriulo e Azzaro, sentiremo altre lavoratrici, e mi domando anche capire questa storia, no, di questo progressivo depauperamento del Monte Ore, cioè non lo so. Se, quando vedo, ecco perché poi mi incazzo, scusatemi l'espressione, quando vedo la passerella dei ministri, dei sottosegretari, sembra quasi che ci sia l'Eldorado. Probabilmente non sanno neanche questa situazione, perché ci sono delle situazioni proprio veramente di quel sottobosco, ma un bosco così folto in cui quelle realtà piccole si disperdono e il loro urlo finisce per essere soffocato, diciamo, da quelle che sono le grandi priorità del territorio. La questione ILVA, certamente, la salvaguardia dei lavoratori dell'ILVA, certamente, però se dobbiamo parlare di lavoratori, non esistono categorie di lavoratori, non esistono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, esiste la tutela del lavoratore dell'ILVA, esiste la tutela del lavoratore che appunto è impegnato nelle pulizie, nella pulizia degli asili. Pubblicità. Terza parte di Polifemo, occupazione a Taranto, ILVA e non solo. Ho voluto dare questo titolo alla odierna puntata di Polifemo. Vi dico, la situazione dell'ILVA ormai è un tema trito e ritrito che va affrontato e va discusso, perché qui c'è un fermento. Però mi è sempre piaciuto dare spazio, ascoltare, dare voce a chi non ha voce. Non è uno slogan comunista, la mia cultura non ha quegli agganci, quegli addentellati ideologici, però devo dire che mi sembra doveroso, da un punto di vista umano, dare così, mettere alla luce certe situazioni, lavoratori, lavoratrici che hanno un monte ore di, udite udite, lo ripetiamo, l'abbiamo già detto nella seconda parte, 1 ora e 50. Lo ripeto,
quando poi per circa, no, 300 euro al mese, quando poi togliamo il parcheggio, perché almeno un'oretta di parcheggio se ne va, e il parcheggio è un'ora, quando poi prendiamo la benzina, il carburante, cosa rimane? Prego. Ecco, prima di sentire Capriolo, abbiamo sentito prima una lavoratrice, vediamo qualche altra. Deve mettere il microfono, deve avvicinare il microfono. Sì, è una questione che dura ormai da tanti anni, come diceva la mia collega. Siamo tartassati appunto da tante questioni. Vuoi lo spostarsi, il doversi spostare da una sede all'altra, molto spesso anche per fare così, essere accomodanti con chi gestisce queste scuole, questi asilo, perché si soffre anche di simpatie, antipatie, e poi ci sta il fatto di dover appunto avere il mezzo per spostarsi. Io sono in difficoltà stasera, non avrei voluto essere qui perché... No, ma signora, appunto, io sono dell'idea che sì, bisogna togliere... No, a parte che non sto centrando la questione, quello che volevo dire è che io personalmente, ma voglio dire, questo succede a tante altre lavoratrici che si devono spostare con i mezzi pubblici ad orari improponibili, perché purtroppo poi ci vengono... E che orari, per esempio? Io per esempio, ma come tante mie colleghe, andiamo a lavorare alle 2 di pomeriggio o all'una. Io da tanti anni lascio mia figlia a casa, che adesso è grande, se la cava da sola, ma nessuno ha mai pensato che una bambina di 5 anni possa essere lasciata, tra l'altro, in una casa in campagna, senza che, voglio dire, ci sia tutela per questo. Un altro punto molto importante è quello di comunque essere considerati lavoratori, perché per esempio per le ASL noi avremmo diritto ai requisiti per non pagare i ticket né sull'assistenza sanitaria né su altre cose, però noi lavoriamo. Allora, quando si va a richiedere queste esenzioni, bisogna fare storie ogni volta, diatribe che durano mesi, è una cosa che io affronto tutti gli anni. Esenzione che mi viene data puntualmente circa ad agosto, il 31 di marzo scade. Questo vale a dire non potersi garantire neppure un minimo di assistenza, perché le lungaggini di tutte queste cose praticamente slittano di anni, non di mesi, e quindi si parla di prevenzione, si parla di tutto quanto, alla fine non si fa nulla. Ecco, signora, cioè, questa è una delle... Ecco, signora, andando a ricostruire un po' la storia, lei, ecco, in che anno ha iniziato a lavorare, è stata assunta? Io sono stata assunta 22 anni fa. Ecco, e com'era la situazione? La situazione era diversa, nel senso che noi abbiamo... Io ero assunta a 3 ore e diciamo che abbiamo sopperito anche a volte, anche se su questo siamo state minacciate varie volte, perché noi aiutavamo comunque anche il personale educativo, lo dico, mi assumo la responsabilità, anche perché sono dell'avviso che se le cose non impariamo a dirle non arriviamo mai da nessuna parte. La polvere non va mai messa sotto appunto, il tappeto. Appunto, io sono di questo avviso. Diciamocelo, stasera sto proprio incazzato. Ecco, scusatemi. Io sono di questo... Sputtaniamo queste appunto, situazioni. Io sono di questo avviso e sono la persona che è stata spostata. Io mi sono girata a tutti gli asili di Taranto proprio per questo motivo. Me ne mancano 2. Magari adesso succede. Pensate, a me mi hanno buttato fuori da una televisione perché dicevo le cose come pensavo, e qualcuno fra un po' verrà buttato fuori dal Parlamento. Cose che capitano. Però c'è, ecco, un telefono che squilla. Signora, dobbiamo spegnerlo, eh?
Ecco, riprendiamo. Sono di questo avviso, che le cose vanno denunciate se vogliamo che emergano e qualcosa almeno venga fuori, al di là del fatto che si risolva o meno. E niente, tutte queste questioni. Lei da dove viene? Lei diceva viene da. Io vengo, fuori. Io abito a Calzano e adesso vado a Taranto tutti i giorni. Che io abbia la macchina o non ce l'abbia non è un mio problema. Lo scorso anno, da aprile io sono stata costretta per questo motivo a mettermi in aspettativa. Ovviamente non retribuita. Tenendo presente che ho una famiglia e devo mantenere questa famiglia senza reddito, senza un reddito. Io mi sono assunta, mi sono sentita costretta a dover fare questa cosa perché pur chiedendo all'azienda uno spostamento non mi è stato accordato. Diciamo il nome di questa bella azienda. Questa bella azienda si chiama Servizi Integrati, ma non è, anzi forse non è colpa dell'azienda, è colpa assolutamente, io lo dico anche perché le persone che mi hanno ascoltata in questo frangente diciamo che hanno una colpa marginale, nel senso che è il comune che fino adesso diciamo assumendo tanti anni fa le lavoratrici con scambi di voti, perché così è andata. Perché qui vige il clientelismo da anni ormai, è la verità, e quindi noi siamo subito diventate troppe, state troppe, e quindi non sapevano come collocarci. Noi addirittura nel periodo in cui Taranto ha subito il dissesto proprio per questa cattiva gestione di tutto quanto, noi siamo state dai sindacati, in questo caso io il signore lo conosco stasera, però noi siamo state dirottate a fare il lavoro, siamo state pagate per un'ora con, adesso manco li ricordo, non le ricordo le soluzioni, perché comunque tutto questo, andare avanti in questa maniera, logora il cervello. Certo. E io mi sento logorata da questo. Diciamo che, però il microfono, signora, deve passi alla sua collega. Prego. Il lavoro che svolgiamo praticamente non è molto semplice. In cosa consiste? Lavorare, pulire gli asili. Chiaramente i bambini... Con i bambini, perché chiaramente pulire, sono piccoli e quindi... ma non pulire, pulire con un tempo proprio molto ridotto perché dobbiamo... Perché in un'ora e cinquanta che puoi fare? E allora io non so chi ha deciso e con quale criterio hanno stabilito che dovessimo pulire a metro quadro, ci spetta, praticamente un'ora e cinquanta per noi basta per pulire gli asili, perché è stato fatto un criterio dove si è quello, ognuno di noi c'è un metro quadrato, non so quanti metri qua ci spettano, quindi io non so chi è stato questo scienziato. Sì. Ci sono tante altre cose che adesso allora andiamo da Capriulo, ma in questa realtà, no, lei è un esperto di cose, ora ne parliamo, signora, di cose amministrative, ma qual è la responsabilità? Ecco, cerchiamo di capire quali possono essere le responsabilità, le competenze del comune, perché queste persone devono essere aiutate. Allora vediamo, qual è la terapia giusta? Chi deve intervenire? La stessa cosa la chiederò ad Azzaro. Allora, dal punto di vista, diciamo, personale, siccome tra l'altro conosco molto di loro, noi siamo assolutamente, diciamo, al loro fianco, perché il disagio è comprensibile umanamente, diciamo. È una parentesi sulle assunzioni clientelari, lo scambio, non sappiamo tutti come andavano le cose DC, PSI, PC, mangio tu che mangio io, poi più o meno le stesse cose le abbiamo avute con la Di Bello, al momento non so, spero che... No, ma al momento non c'è perché è tutto bloccato, però se mi fai dire così... Al momento,
No, no, ma dico al momento, no, no, dico al momento. Ma voi hai fermato la registrazione o stiamo registrando? Tanto ormai stasera. No, no, è giusto per capire. Oddio. Può essere no, che però, manderanno in galera. Ripeto, io andiamo tutti in galera. Facciamo una, almeno là si mangia e si beve. Almeno. Allora, bisogna vedere cosa ti fanno mangiare, però. Ma o dal punto di vista umano, cioè il loro disagio è assolutamente giustificato. Cioè, quale lavoratore, diciamo, che lavora 1 ora e 50, tra l'altro dovendosi spostare, può dire di fare un lavoro dignitoso? No? La stessa nostra Costituzione prevede che il lavoro deve essere dignitoso anche del reddito che si deve percepire. E quindi, come amministratori anche, dobbiamo utilizzare tutte le idee che ci possono venire in mente per trovare una soluzione. Detto questo, siccome tu mi hai invitato a fare un ragionamento di carattere amministrativo, perché o lo centriamo da questo punto di vista, o se no prendiamo in giro prima di tutto lui, e poi ci prendiamo in giro tutti quanti noi, no? Ora, loro stessi hanno ricordato una data molto importante, che è il 2007, no? Cioè loro sono passati in questa condizione nel 2007, che è l'anno orribilis per il comune di Taranto, perché è stato dichiarato il dissesto. 2007, ma non è, ma o perché è arrivato Stefano? No, 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 si riferiva al dissesto. Ma il problema, attenzione, non è il dissesto in sé, è il fatto che il comune di Taranto si è trovato con 1 miliardo di euro di debiti, che ancora oggi non ce ne possiamo uscire, perché si è gestito nella maniera in cui è stata raccontata. Poi c'erano scambi di voti, io non lo so, perché io credo che qualche cosa ci fosse, no? Però è una mia opinione personale, la magistratura non è intervenuta, però di fatto spesso non interviene. Noi, e io lo dico anche perché all'epoca ero consigliere comunale di minoranza, ci siamo ritrovati a scoprire alla fine diciamo della caduta, diciamo, del re dell'epoca, che noi avevamo negli appalti comunali qualcosa come 4-5 mila persone che comunque vivevano di appalti comunali, cioè significa vivevano aggrappati al bilancio comunale, ripeto, con tutte le ragioni di questo mondo, no? Allora, da qui dobbiamo, cioè, se noi non inquadriamo il problema in questi termini, che noi avevamo 4-5 mila persone. Io personalmente oggi, stamattina, sapendo di dover venire qua, ho fatto mente locale, anche nel mio nuovo ruolo da 2-3 mesi di delegato al bilancio, no? Di contare quante persone mi hanno contattato che più o meno si trovano in queste condizioni. Ho contato una decina di imprese che stanno in queste condizioni di appalti comunali, a cui dobbiamo aggiungere l'AMIU, l'AMAT e l'Infrataras con annessi e connessi, no? Quindi ci troviamo in una situazione, cioè perciò prima facevo la battuta, no? In cui il problema lo dobbiamo, io mi dispiace per quelli che sono qui presenti questa sera, però dobbiamo necessariamente inquadrarlo in termini un po' più generali, no? Perché se non lo inquadriamo in termini più generali, io stasera vi potrei prendere in giro, credo che diciamo condivide il consiglio Azzaro, però non abbiamo risolto il problema, no? Perché questo è un appalto che scade a giugno del 2018, riguarda, se non ricordo male, più di 90 lavoratori. No, siamo circa 90. Vabbè, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90 ho detto, non avevo detto, non ho sbagliato. Io ricordo, 94, vabbè, vabbè, circa, siamo 90, vabbè, 90, siamo partiti da 94, vabbè, 90, che, 90, ha un costo, che ha un costo per il bilancio comunale di circa 650 mila euro all'anno, perché erano più o meno 2 milioni nel costo dell'appalto, che ha introdotto la clausola sociale, no? Che significa, che clausola sociale che va avanti dal 2007, no? Per dire all'impresa con cui si fa la gara d'appalto, tu devi comunque obbligatoriamente assumere i lavoratori che sono d'appalto. Siccome, e qua c'è il nodo che è tecnico, non è nemmeno politico, perché io più volte, quando poi ci siamo interessati anche nel passato, ho cercato di fare queste discussioni con i tecnici, perché poi dovete sapere che la politica non può tutto, certe volte fortunatamente non può tutto, perché ci sono dei tecnici che preparano i capitolati, no? Ora, quando hanno preparato questo capitolato, i tecnici ci hanno spiegato che siccome il comune non dà posti di lavoro, cioè non paga posti di lavoro così, no? Devi dare un servizio. Poi nel momento in cui hanno
costruito questo capitolato per fare l'ausiliariato, la sanificazione, le pulizie, hanno calcolato un certo numero di ore, che poi equivale ai 650.000 euro all'anno. E secondo i tecnici, poi su questo ovviamente ci dovremmo ragionare, per loro oltre questo numero di ore non si può andare, perché non è assolutamente giustificato mandare in appalto un servizio oltre questo numero di ore. E quindi se tu puoi fare quel numero di ore diviso le 94 persone, esce quel numero scandaloso di 1,50 euro. No, no, precisiamo. Io vi sto raccontando. Diciamo che il proverbio, no, io dice, adesso, il proverbio dice dalla teoria alla pratica, no? No, ma questa è pratica. Dalla teoria alla pratica, c'è un tecnico, fa teoria e non fa pratica. La pratica è la nostra, che la mettiamo in pratica ogni giorno negli asili. Allora, il tecnico fa il tecnico sulla carta. Signori, però deve sulla parlare, carta. Deve parlare solo chi ha il micro, poi intervenite. Sì, sennò, sì, no, no, vabbè, io sto raccontando. Coprono, sto raccontando. Perché poi si arriva a 1,50 euro? No, è il percorso amministrativo e le difficoltà che abbiamo noi, che avremo noi, perché ripeto, noi stiamo insieme in questa battaglia, perché comprensibilmente, lo ripeto, come si fa a vivere con 1,50 euro, magari anche chi è monoreddito, no? Ma le difficoltà che abbiamo noi, uno, lo dico per un fatto di onestà mia personale, me ne assumo la responsabilità, perché se mi chiamano quelli dei bagni pubblici che lamentano la stessa cosa, se mi chiamano quelli del Verde che lamentano la stessa cosa, quelli di Pasquinelli che sono venuti in Consiglio Comunale e abbiamo dovuto fare un provvedimento straordinario, e così via fino ad arrivare a 10, noi dobbiamo ascoltare tutti, no? Perché non è che possiamo dire no, quella è amica mia, la devo ascoltare prima, tu non sei amico mio, non ti devo ascoltare. Noi abbiamo il dovere di ascoltare tutti. Poi ovviamente forse la vostra è la condizione un po' più paradossale, no? In tutte queste, però abbiamo il dovere di ascoltare tutti, no? E sapere che tutto questo va a finire su quello che si chiama bilancio del Comune di Taranto, che non è che ci possiamo permettere tutto quello che ci vorremmo permettere, anche perché per fortuna ci stiamo lavorando giornalmente, ma siamo ancora nella procedura di chiusura del dissesto, per cui non possiamo nemmeno largheggiare. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo la necessità di far comprendere ai tecnici da agosto del 2018, da agosto 2018 quando scade il contratto, che dobbiamo creare una serie di servizi che devono essere ampliati per dare più respiro a questi lavoratori, sapendo anche, lo diciamo anche qua per onestà, che noi poi dobbiamo andare a trovare all'interno del bilancio comunale non più 650.000 euro all'anno, ma 1 milione di euro all'anno, che non è proprio una passeggiata di salute, no? Allora, questo è il lavoro che noi dobbiamo cercare di fare, sapendo anche, poi chiudo su questo, che noi l'anno scorso, anche grazie alle battaglie di molti di voi, noi abbiamo scongiurato che chiudessero due asili comunali, perché se avessero chiuso due asili comunali, altre che 1,50 euro, qua stavamo parlando forse di 1,30 euro, di 1,20 euro, perché secondo la tesi dei funzionari comunali, si chiudevano gli asili, si dovevano chiudere per risparmiare, quindi si chiudevano gli asili, si chiudevano il costo degli insegnanti e il costo degli ausiliari, perché se l'erano già fatto il calcolo. Okay. Quindi il problema è, ripeto, per concludere il concetto, che noi dobbiamo fornire un servizio, che questo va fornito nella maniera migliore possibile, andando a trovare le risorse necessarie, perché altrimenti raccontiamo fesserie. Ora andiamo in pubblicità, poi nell'ultima parte altre lavoratrici, Azzaro e le conclusioni di Rizzo. Pubblicità. Ci siamo, quarta ed ultima parte di Polifemo, occupazione a Taranto, Ilva e non solo. Ci stiamo occupando di una situazione delicatissima, delle dipendenti, delle lavoratrici, delle ditte dell'appalto per la pulizia negli asili comunali. Un'ora e 50 al giorno di un'ora e 50 minuti di lavoro, circa 300 euro al mese. Se questa è l'Italia, se questo è un paese democratico. Sentiamo altre testimonianze. E al di là dell'ora e 50 e del salario sottopagato, diciamo, comunque noi veniamo sospesi anche dal 30 giugno, noi non lavoriamo fino al primo di settembre, prendiamo di nuovo servizio.
quindi proprio l'anno noi non lo completiamo mai. E comunque, per quanto riguarda la nostra ore 50, visto diciamo l'amministrazione come investe, no, sugli appalti, diciamo che noi siamo l'unico appalto dell'ente comunale ad essere penalizzate quando tutti gli altri appalti hanno un minimo di 4 ore. Quindi investire almeno sul nostro appalto, penso che qualche risorsa si possa trovare, anche perché qui parliamo di un lavoro svolto nei confronti soprattutto dei bambini. È un servizio rivolto a dei minori in cui tu devi dare tutta te stessa. Noi, scendendo di ore, non abbiamo comunque tralasciato per niente il fatto che comunque abbiamo a che fare con dei bambini, come in ospedale, no? Nel nido degli ospedali devi dare il massimo di sanificazione, igiene, e noi questo non l'abbiamo tralasciato. Abbiamo perso le ore, ma il modo di lavorare non l'abbiamo perso, l'impegno e la moralità. Ok. Azzaro. Sì, fermo restando, cioè che un obiettivo, l'abbiamo detto sia in campagna elettorale, ma comunque lo stiamo anche praticando quotidianamente. Uno degli obiettivi principali di questa amministrazione è soprattutto il lavoro. Quindi il lavoro, che significa comunque dare dignità alle persone, ma nello stesso tempo anche evitare anche delle conseguenze anche in ambito sociale e anche di sicurezza sul territorio. Lo diceva prima Francesco, che ha avuto modo di sentire poco fa il sindaco in un'altra riunione. Ne avevo anche già parlato io, ma avevo parlato anche con il vice sindaco, e quindi c'è l'impegno dell'amministrazione ad affrontare questa tematica. Fermo restando che, cioè, quello che diceva prima Dante, cioè, vorrei dire, come anche, vorrei dire, anche anticipato dalla signora, è comunque là, cioè, vorrei dire, c'è una verità. Oggi stiamo affrontando delle questioni, delle scelte sbagliate fatte nel passato, perché anche la questione, come diceva lei prima, sì, noi siamo oggi l'unico appalto da 1,50 euro rispetto agli altri di 4, ma non perché l'appalto è diverso. Come diceva prima, il capitolato si fa in base al servizio. Anche io oggi ho sentito alcuni tecnici, che mi sono documentato, ho sentito alcuni tecnici, e loro dico, per pulire una scuola, tenete conto, siamo 90 persone, ci sono 9 asili nido, quindi ci sono 9 diciamo dipendenti per ogni asilo nido, quindi con 9 dipendenti, capite bene, ci vuole dire cosa. Il dramma non è l'euro 50, il dramma è che comunque le dipendenti sono tante rispetto al servizio, a quanto dicono i tecnici, le cose, cioè io non sono un tecnico, devo dire che sono tante. Se il monte ore per pulire sono, adesso fatevi dire, sono 100 ore, è un conto che queste 100 ore le facciano 10 persone in confronto rispetto a 5, e quindi da lì deriva anche questa discrepanza e questa riduzione dell'ora. Una delle soluzioni, come diceva prima Dante, è quello di aumentare i servizi da dare in appalto, soprattutto alla ditta che poi prenderà il servizio, quindi oltre a quello delle pulizie, magari dare qualche ulteriore servizio e giustifichi il fatto comunque anche di incrementare i servizi, e quindi anche incrementare anche le risorse da mettere su quell'appalto. Perché di sé per sé, tu dici, in un istituto ci sono 9 persone, un asilo nido, poi l'asilo nido quanto è grande, diciamo. Ma al di là dei metri quadri. Ecco. Diciamo che non è stato valutato proprio nello specifico il lavoro, perché non si tratta di una scuola elementare dove tu entri, spazi, lavi a terra e pulisci i banchi. Il lavoro di un asilo nido inizia alle 7:30 del mattino e finisce alle 4, dove non c'è da sottolineare che c'è anche la mensa, cioè il pranzo viene cucinato all'interno dell'asilo, non viene la mensa da fuori, quindi ci sono anche il lavaggio di stoviglie e tutto il resto. E noi, sì, ma è in rapporto al numero dei dipendenti. Ma il numero dei dipendenti può variare giornalmente, perché comunque la gente ha bisogno anche delle ferie. Tutti siamo sotto il cielo, le malattie arrivano, sì, purtroppo. E quindi diciamo che nel momento in cui c'è un'assenza, tu devi andare a sopperire una persona, la devi in toto sostituire in 1,50 euro, ma io vengo pagata sempre 1,50 euro, però quindi non è che io vado a sostituire la mia collega. Però la soluzione non è questa, non è assolutamente una soluzione normale. Se incrementi il tipo di il servizio da dare a quell'appalto, allora hai la possibilità. Cioè, all'interno di un asilo ci sono suppellettili, ci sono giocattoli, c'è la biancheria, asciugamani, bavette, tovaglie. Cioè, non è soltanto il lavoro di pulizia svolto nelle scuole statali, è un lavoro molto più specifico.
strumenti, c'è il portierato che comunque siamo costretti a fare. Allora, diciamo che non è stato, non c'è stato. Dovete parlare col microfono. Se lei deve parlare, aspetti la sua collega e poi il microfono. Non c'è stato riconosciuto l'ausiliariato. No, se no non si capisce. Cioè, no, al di là della al di là del servizio di pulizie, comunque, se suonano la porta devi andare ad aprire, se arriva il fornitore devi andare ad aprire, se arriva l'AMIU devi andare ad aprire. Se arriva un genitore devi andare ad aprire la porta. Non è un servizio soltanto di pulizie, diciamo, dobbiamo vederlo in maniera totale. Svolgete anche funzioni che non di ausiliariato, di ausiliariato non riconosciuto, di ausiliariato non riconosciuto. E proprio per quanto mi ricollega anche a quanto diceva Dante, perché nel momento in cui noi gli anni scorsi abbiamo anche rischiato di chiudere asili nido e quindi anche di ridurre ancora, voglio dire, di più l'appalto, più di quello che è oggi, proprio in vista del fatto che comunque c'è un impegno da questa amministrazione. In questi giorni proprio si sta affrontando, perché anche oggi noi siamo in carenza di educatrici, personale educativo, di personale educativo, che poi di cuochi, perfetto. In virtù di questo, è proprio dato il fatto che noi non possiamo procedere a dei bandi per le assunzioni, stiamo proprio in questi giorni facendo una convenzione con il comune di Bari. Abbiamo parlato sia col sindaco De Caro e con il suo capo del personale, si sono in stretta collaborazione sia il dirigente nostro, il personale spano con sì. Partivilo, che è il loro dirigente al personale, per avviare questa convenzione, perché loro hanno una graduatoria ancora che deve esaurirsi per prendere 8 dipendenti da quella graduatoria e quindi assumerli a tempo determinato e quindi anche garantire la permanenza e l'apertura di tutti i nuovi asili, perché anche oggi c'era il rischio di dover chiudere questi asili, proprio perché non si vuole, innanzitutto perché si vuole garantire il servizio pubblico, no, ai nostri bambini, e quindi di conseguenza anche in questo caso anche continuare a permanere anche il servizio delle. Ma infatti noi vogliamo difendere il nostro lavoro, ma difendere soprattutto anche la volontà, c'è tutto, tenete conto che la volontà politica poi comunque si scontra molto spesso con la realtà e comunque con i tecnici che non amministrano, perché comunque sono loro che fanno i capitolati. Nel momento noi siamo permessi in alcune circostanze, che io con Dante può dare alcune volte anche qualche battaglia, qualche cosa, però poi puoi andare fino a un certo punto, perché poi okay. Non è neanche più competenza e potresti anche essere denunciato per ingerenza nelle cose che tu non di nessuno di tua competenza. Cioè, questa è comunque una bisogna cosa che comunque attenti. Nell'epoca come di oggi, che qualche politico che va a dire una cosa in più di quella che deve, si trova anche qualche denuncia, okay. E si è stato anche, voglio dire, in alcune circostanze, non mi riferisco a questa naturalmente, però è anche stato avvertito di fare il suo, quindi naturalmente la soluzione va trovata certo. In termini di quell'ampliamento del servizio, però è volontà, mi aveva detto anche di riferire in questo caso, anche in questa trasmissione, perché sapevo che in questa trasmissione sia il sindaco che il vice sindaco, che si vuole affrontare naturalmente, però senza illudere, perché comunque nessuno vuole. Io penso però che a livello amministrativo è bello avere a Taranto, non un fiore all'occhiello, questi nuovi asili nido che sono anche invidiati dal nord, perché il nord è pieno di asili nido, ed è, cioè, non riuscire a mantenere queste strutture. Secondo me, io da cittadina sono anche desolata da questa cosa, no? Perché dall'asilo nido escono anche i futuri uomini, no? Assolutamente. Insomma, e sono stati fatti per mantenere questi nomi in questi anni, nonostante tutte queste restringenti di natura, soprattutto diciamo economica, che collaborando e mantenendo questi asili possiamo dare lavoro e anche educare gli uomini del futuro. Servizio essenziale. Le conclusioni, Rizzo, soprattutto come voi come sindacato, come vi muoverete? Io faccio un ragionamento di principio e dico che non è accettabile, lo dico, non è accettabile, a prescindere da quelle che sono state le dinamiche che hanno portato ad avere queste lavatrici un'ora e 50, perché se entriamo in un ragionamento di questo tipo che diceva prima la ricostruzione della storia che faceva Dante, io devo dire che lì, come dire, chi doveva controllare non ha controllato. E il ruolo credo che sia il vostro, della politica. Il sindacato ha responsabilità perché abusa di questa situazione. Beh, se un appalto comunale
noi dobbiamo... facevano le assunzioni a Uffa. Sì, per, no, abbiamo perché... denunciato, no, la procura. Ecco, perfetto. No, 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 giusto per fare un esempio. Se no dimentichiamo come funzionava Taranto fino al 2006, cioè, quasi come appunto eravamo tutti quanti, no, perché sennò poi veramente mi costringete a dire delle cose che non voglio dire. Io sindacalmente mi sento di parlare per quello che vivo oggi. Sì, io so che però siccome tu hai detto in due no, la politica, dai, non ci vedete. La politica, sì, cioè se si sono gonfiate le liste è perché qualcuno ha fatto assumere quelle persone. Sì, poi sarà stato il sindacalista di turno, il politico, siccome i lavoratori ci hanno detto chiaramente che. Ma anche i lavoratori sanno come funzionava, non è che poi che tutti quanti allora, dal oggi mondo abbiamo, veniamo. Oggi abbiamo situazioni in cui 1:50 lì, 2 ore lì, 3 ore lì, manco a farlo apposta, noi, credo responsabilmente come sindacato non lo fanno tutti, proprio su due cambi d'appalto di due aziende grosse che lavorano per le istituzioni, tra l'altro, non in questo caso il comune ma l'ASL, noi abbiamo chiesto le liste, abbiamo confrontato le liste possessore ASL con quelle che l'azienda ci ha dato, abbiamo trovato delle anomalie, abbiamo detto all'azienda guarda che non è così, perché vogliamo evitare esattamente quello che è capitato a loro, cioè che ci troviamo con 50 dipendenti in più al cambio d'appalto e quello che arriva a un certo punto dice me li tengo tutti, però ecco, tu all'inizio hai detto Taranto è città di conquista, riferendoti a Mittal, paradossale poi che sembra quasi che Mittal abbia preso spunto da quello che è accaduto a Taranto negli anni prima, perché una delle proposte che Mittal ha fatto per alzare il numero dei dipendenti è che il costo del lavoro complessivo resti mutato, quindi oggi tu costi 50.000 euro, ogni dipendente costa 50.000 euro, ne prendo 10.000 a quella cifra, se volete che ne prendo 11.000, il costo del lavoro deve essere identico, quello complessivo, quindi il costo del dipendente. In realtà che cosa stiamo teorizzando? Esattamente quello che si è teorizzato negli appalti, cioè facciamo lavorare più gente, però poi il sacrificio lo fanno le persone perché devono vedere ridotto l'orario e il reddito. Io voglio chiudere, al di là della cronistoria, al di là di tutto quello che è successo, poi c'è un obbligo però. Io non credo che siamo nelle condizioni di mantenere una situazione di questo tipo ancora per molto. Credo che il compito della politica, visto come dire, il fatto che vi siete presi un impegno poi tra l'altro di andare anche a ripristinare una sorta di legalità a Taranto, no? Rispetto a tutta una serie di errori che sono stati fatti, se possiamo chiamare errori, e rispetto a una serie di quelle che io definisco porcherie che sono state fatte a Taranto fino a ultimamente. Voi avete l'obbligo di trovare le soluzioni, poi saranno i fondi regionali, saranno, lo so, io teorizzo, non conosco la materia, sarà l'internalizzazione, non so, visto che tanto è il tecnico, si può internalizzare a un certo punto il servizio, si può pensare di ampliare. Si può pensare per esempio di fare un aggiornamento tipo la sanità service, anche là tu parti come pulitore ma a un certo punto ti occupi di una serie di servizi, però in cambio di quello noi abbiamo ricevuto aumenti orari sostanziosi che hanno portato i dipendenti ad avere un contratto dignitoso, come dire, che gli permette oggi di portare avanti la famiglia. Cioè il punto qual è? Riusciamo a fare sintesi, a trovare una giusta soluzione per tutti i casi come quello delle dipendenti degli asili nido, oppure siccome stiamo subendo, come dire, tutti gli errori fatti del passato, siamo condannati a ragionare che ci dobbiamo accontentare, perché altrimenti passa la logica che è meglio stare zitti perché il rischio è di perdere anche l'ora e 50. Okay. Ma sinceramente quando si perde pure un'ora e 50 poi non è che si perda granché, perché poi alla fine veramente stiamo a parlare di elemosina al lavoratore, quando invece il lavoratore deve avere la sua dignità, deve avere il suo reddito, perché si suda il lavoro. Siamo in conclusione, se qualcuna di voi vuole così dire qualcosa. No, oramai. Beh, vabbè, non, no, vabbè, stiamo facendo. Ci sarebbe da dire tanto. Signore, il microfono, dica qua. Niente, ci sarebbe da dire tanto ancora, però ci sono questioni da risolvere, noi le vediamo dal nostro punto di vista. Ovviamente chi gestisce la cosa ha altri elementi, ragionieristico di numeri, però non si considera l'umanità, cioè l'aspetto umano, la dignità della lavoro. Assolutamente no. Okay. Assolutamente no. Va bene, una puntata in cui abbiamo parlato Ilva, occupazione a Taranto, Ilva e non solo. Ringraziamo le dipendenti, le lavoratrici, ringraziamo Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB.
l'avvocato Dante Capriulo, consigliere comunale di Per Taranto, e Gianni Azzaro, capogruppo PD all'interno del Consiglio Comunale di Taranto. Ci vedremo venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, viva la Puglia Channel, canale 93 del Digitale Terrestre, e viva l'Italia Channel, canale 879 Sky. Che altro dire? Siamo qui, siamo con chi soffre, siamo con i lavoratori, siamo contro i poteri forti. Polifemo, l'informazione libera della città. Buonasera.